Buongiorno, iniziamo uno spazio di Casa La Terza che oggi è con Enzo Cipolletta, e, il quale Enzo Cipolletta, eccolo qui, vediamo se lo abbiamo potuto arrivare tra pochi secondi, è un autore della casa editrice, eccolo, mi si ciao vede. Enzo. Buongiorno. Ti si vede perfettamente. Hai anche più libri di me dietro di te. Ti ho messo apposta. Hai una migliore inquadratura. Io ho un'inquadratura, anzi, devo spostare un po' perché, ecco, devo alzarmi un po'. In questi giorni ci stiamo abituando a fare anche i cameraman, diciamo, con le nostre... Stiamo acquisendo degli skill, come si dice in Confindustria. Sì. Io quindi... sto un sacco di piattaforme nuove con i quali si conversa, passo dall'una all'altra, non dico agilmente, ma con grande difficoltà, ma lo faccio. Beh, ma sai, appunto, uno fa di necessità virtù. Una delle cose che ho imparato negli anni, anche da te, è che le tecnologie sono trainate dalla mente, quindi sono le nostre abitudini che ci portano alla tecnologia, no? La tecnologia di per sé può essere lì anche per secoli, ma se non c'è qualcosa, no? E quindi, è certo. Ma... senti, prima di tutto, come stai? Bene, bene, tutto a posto, diciamo. Siamo qui aspettando il fatidico 4 maggio. Ma ecco, ma di una cosa, perché questo è un tema affascinante per me. Il lavoro da casa, nel tuo caso, diciamo, acquista una dimensione diversa. La tua percezione è che fai di più, fai di meno, fai cose diverse, le fai in modo diverso. Cioè... sicuramente in modo diverso. Io ho l'impressione di farne di più, devo dire la verità. Faccio un esempio, io ho, nel passato frequentavo diverse riunioni che si svolgevano o a Roma o a Milano o a Bruxelles o a Parigi o a Londra, tutte attività che comunque necessitavano dei trasferimenti, e durante questi trasferimenti evidentemente non lavoravo o lavoravo in remoto, diciamo, leggendo e facendo. Adesso queste stesse riunioni riesco a farle tutte in un giorno, a distanza di 5-10 minuti l'una dall'altra, sto in collegamento con Londra, poi vado in collegamento con Roma, con Napoli, con Milano, e alla fine mi sembra che di lavorare di più. Non lo so se lavoro di più, se è più produttivo, questo non lo posso dire, non lo dico io. Però tuttavia è un nuovo modo a cui ci stiamo abituando e probabilmente ce lo porteremo appresso, a condizione che queste tecnologie diventino sempre più facili da usare e certo, la rete sia sostenibile. Sì, è interessante perché effettivamente questo può portare anche dei cambiamenti di comunicazione, nel senso prima quando uno si spostava appunto per andare in un'altra città, in Italia o fuori, si riambientava, no? A me per esempio succede, questo le mie figlie mi criticano molto, che essendo un po' zelig prendo la cadenza barese quando vado a Bari. E adesso mi chiedo se questo rimane anche quando uno passa da un incontro con i baresi a uno con i londinesi, continua a parlare così. Ma guarda, credo che sia così. Io avevo un padre napoletano che vivendo a Roma parlava correttamente l'italiano, ovviamente, e però quando parlava al telefono e noi lo sentivamo, sapevamo subito se parlava con parenti napoletani o no, perché cambiava completamente il tono di voce, quindi penso che ci adatteremo anche così. Ma dunque, intanto stavo dicendo, tu Enzo, è difficile, dunque, è molto complicato, sei una di quelle persone che descrivere le cose che fai e che hai fatto in pochi secondi è molto complicato. Perché? Perché una tua caratteristica è che tu sei una persona estremamente curiosa, curiosa e versatile, nel senso sei un economista, quindi diciamo la tua formazione, i tuoi studi... possiamo parlare anche di Paolo Silos? Assolutamente, è stato il mio maestro. Ecco, il tuo maestro, lo dico perché Paolo Silos è stato uno dei più straordinari economisti italiani ed è un grande autore, amico della casa editrice di mio padre in particolare, è stato anche il maestro e amico di Enzo. Sei un economista, e però sei un economista che ha operato, non solo sei un economista applicato, hai iniziato diciamo facendo econometria, statistica, hai lavorato all'Ocse, hai lavorato all'ISCO, ma... poi sei entrato, hai applicato queste cose, per esempio in Confindustria, dove sei stato ufficio studi e poi direttore generale,
Ma non sei stato solo un economista applicato, hai anche fatto diciamo, il dirigente, l'imprenditore, il manager, e l'hai fatto nelle situazioni le più diverse, da Marzotto a Ferrovie dello Stato, faccio per dire, no? E questo ieri sentivo Dahrendorf, che in una conferenza di anni fa, altro grande autore della casa editrice, diceva: lui, io ho fatto il politico, la Commissione europea l'intellettuale. È un'illusione pensare che quando vai a fare il politico applichi le idee come intellettuale e viceversa. Perché? Perché l'intellettuale, a parte i fondi di ricerca, non dovrebbe avere limiti, dovrebbe essere capace di applicare l'analisi a tutto. Il politico agisce in base alle circostanze, non so come dire. Tu hai trovato lo stesso limite passando da una sfera all'altra, oppure da quando facevi ufficio studi a quando si è trovata a gestire imprese, o come le due cose come sono entrate in rapporto nella tua esperienza? Ma è una domanda che presupporrebbe una lunga risposta. In realtà io credo che c'è un misto. Ognuno di noi si porta presso la sua professionalità e sarebbe veramente un errore quella di rinnegarla. Ho conosciuto economisti che sono diventati manager e che si vergognavano di essere stati economisti, quasi che essendo stato un economista uno è un teorico che non serve a niente, mentre il manager è quello che fa. E quindi è quello che agisce e quindi se ne buggera delle teorie. Ecco, se uno perde la propria anima, credo che perda tutto quanto. Io i lavori che ho fatto sono tanti, perché ho 78 anni soprattutto, quindi ne ho fatti tanti, perché è stata lunga ancora la mia vita professionale, spero che continui. Ebbene, io mi sono sempre portato appresso questa mia caratteristica di essere economista. Probabilmente questo qui mi ha impedito di fare bene alcune cose, ma mi ha fatto fare meglio altre cose. Ognuno ha le sue caratteristiche. Certo, non hai gli stessi riferimenti. Quando fai l'economista macroeconomico e pensi a un paese, giochi sui miliardi di euro con tutta tranquillità, li prendi, li sposti e decidi che vanno da una parte all'altra. Quando stai dentro un'impresa e devi decidere un piano di investimento, e sono soldi che devi restituire dopo che li hai presi in prestito, che un capitale te l'ha dato, li deve rimunerare, ci pensi 10 volte, è molto più difficile farlo che non darlo in teoria. Però devi mantenere la tua stessa impostazione, perché è la tua caratteristica, se no alla fine finisci per fare male sia l'uno che l'altro. Bene, allora oggi noi abbiamo deciso di parlare in particolare dell'intersezione tra economia e cultura, diciamo così, poi vediamo meglio di cosa. Questo perché in realtà i temi di cui avremmo potuto parlare sono tanti. Enzo Cipolletta, che by the way lo dico anche per trasparenza, è anche membro del nostro consiglio d'amministrazione, quindi diciamo in parte stiamo facendo un discorso, come dire, in cui lui è anche parte attiva di questo ragionamento per quanto riguarda i libri, il mondo dei libri. Enzo Cipolletta ha scritto su tante cose, cito solo i titoli di alcuni libri. La Terza, nel 97 abbiamo pubblicato un libro, un piccolo libro che si chiama La responsabilità dei ricchi, dal protezionismo alle solidarietà. Nel 2010 abbiamo fatto un libro che si chiama Banchieri, politici e militari, passato e futuro della crisi globale. Questo bisogna che lo aggiorniamo, Enzo, perché mi sa che qualcosa è cambiato. Beh, però in quel libro avevo previsto che in America sarebbe venuto un presidente che avrebbe preso come slogan America First. Non ho Vabbè. previsto che fosse una donna e ho sbagliato sesso, ma ho individuato qual era il problema dell'America. Bene, poi nel 2015 hai fatto un libro, e questo mi piace citarlo, che si chiamava In Italia paghiamo troppe tasse? Falso. Ora era una collanina nostra che a tutti falso. Ora, per uno che ha il profilo di Enzo Cipolletta, che frequenta un ambiente che in buona parte è composto, non solo, ma è composto di persone del mondo dell'impresa, delle banche, dell'economia, dire che in Italia non è vero che paghiamo troppe tasse è piuttosto hard. Infatti credo che, diciamo, nella promozione del libro hai avuto qualche piccola discussione, no? Ho perso parecchi amici, evidentemente, però devo dire che quelli che hanno avuto il coraggio di ascoltarmi fino in fondo, alla fine mi hanno dato ragione. No, ma questo ho detto, lo citavo con piacere, perché un'altra caratteristica di Enzo Cipolletta, che secondo me è una caratteristica saliente di un intellettuale, è quella di essere spiazzante, di non essere prevedibile, di non agire necessariamente sempre nel mainstream. Poi Enzo,
Cipolletta condivide molte cose anche del mainstream, ma quando ne pensa una diversa la dice con grande libertà. Ricordo solo una piccola cosa che fa parte di questo. Noi anni fa pubblicammo un fortunato volume sui pregiudizi che si chiamava Il pregiudizio universale, in cui tra l'altro c'era uno che fa parte della conversazione che facciamo adesso di Ignazio Visco, che era "con la cultura non si mangia", e Ignazio dimostra, il governatore della Banca d'Italia, che è un errore, e Enzo Cipolletta ha detto: io vorrei fare un pregiudizio che si chiama, adesso non ho controllato, in Italia c'è stato un miracolo economico, giusto? Sì, esatto. Per la parola miracolo non ti piaceva. Assolutamente. Noi abbiamo battezzato miracolo quella che è stato uno sforzo di milioni di individui che hanno sofferto moltissimo, e chiamandolo miracolo lo abbiamo demonizzato, perché il miracolo è qualche cosa che uno non merita, che succede per intercessione divina e che una volta che è successo non succederà più. Ebbene, noi avendolo chiamato miracolo effettivamente non l'abbiamo più ripetuto, mentre avremmo dovuto studiare com'è che siamo riusciti a uscire da quella devastazione che è stata la Seconda Guerra Mondiale e cercare di mantenere le cose buone che avevamo utilizzato durante quel periodo, che invece abbiamo demonizzato e alla fine chiamato miracolo. Questa parola miracolo non mi è mai piaciuta. Ecco, uno degli ingredienti non miracolosi è proprio quello di cui parleremo, cioè la cultura. La cultura è parte, è un ingrediente fondamentale, forse in Italia particolarmente, dello sviluppo economico, no? Enzo Cipolletta si occupa di temi della cultura da molti anni. Oggi lui, oltre a essere presidente della Sonim, è anche presidente di Confindustria Cultura. Ci spieghi un attimo cosa vuol dire questo concretamente? Sì, la Confindustria Cultura Italia è una associazione di associazioni, cioè di quelle associazioni che uniscono le imprese che fanno prodotti di cultura. I prodotti di cultura sono tanti, ma quelli che noi diciamo, raggruppiamo in questa associazione sono ad esempio i libri, e quindi tutta l'editoria che riguarda la carta stampata, ma anche il web e l'editoria elettronica. Riguarda tutta la musica, quindi la produzione di musica e gli eventi che accompagnano la produzione di musica. Riguarda il cinema, tutto il cinema, come viene prodotto e come viene distribuito. Riguarda i video, riguarda i musei, le esposizioni, le attività collaterali alla gestione museale e della cultura. In pratica una cultura che viene prodotta e che ha una quantità di addetti e di persone, e quindi un fatto veramente economico, ecco. Entriamo quindi nel tema. La cultura in Italia, e questo è abbastanza più scontato, diciamo, più ovvio, almeno dovrebbe essere, ha un fortissimo valore simbolico, identitario, ed è anche un ingrediente di capitale sociale. Non entreremo forse oggi in particolare in questo, però ci tengo a ricordarlo, perché Paola Dubini, con cui che è una docente della Bocconi che si occupa da anni di economia della cultura, con cui faremo un incontro sempre qui su Casa La Terza Instagram il 6 maggio, quindi do appuntamento a tutti quelli interessati a seguire un po' il discorso che abbiamo fatto, e forse Paola ci segue anche adesso, non ho visto se era tra quelli che sono arrivati. Alcune persone le conosco, come Sandra Carini per esempio, che saluto, non conosco tutte, ma insomma alcune saranno anche persone con cui anche tu hai rapporto. Comunque Cecilia Andreose, che è una libraia per esempio, e che saluto pure, insomma adesso poi nel corso della nostra chiacchierata magari qualcuno farà domande. Paolo Dubini, in questo libro, che è nella stessa serie dove tu hai fatto quello sulle tasse, che ci ha scritto falso, cioè con la cultura non si mangia falso, e c'è tutta una parte del libro che è sulla cultura come capitale sociale, cioè come elemento di aggregazione, di creazione di fiducia. Eccola, Paola ci saluta dicendo sono qui, sono qui. Quindi saluto Paola e do a tutti appuntamento appunto al 6 maggio, quando continueremo questa chiacchierata. Dopodiché però appunto poi c'è un'importanza economica dei settori culturali. Allora, prima di tutto ti vorrei chiedere una cosa importante. Spesso si parla della importanza della cultura come patrimonio, alcuni, anche il Sole, hanno detto che è il nostro petrolio. Io ho sempre trovato un po' limitativo, nel senso che la cultura, l'importanza anche economica della cultura sta anche nelle attività, nelle relazioni che genera.
Sbaglio o anche dal tuo punto di vista questo è un elemento importante della valorizzazione economica, cioè le attività culturali? Sì, beh, è proprio la natura per cui è costituita Confindustria Cultura Italia. È vero che spesso quando si parla di cultura si pensa a qualcosa di evanescente, di immateriale, quasi fosse semplicemente. Scusami, ti interrompo perché dato che abbiamo evocato il petrolio è arrivata Valeria Termini. Per una sorta di coincidenza straordinaria, Valeria è arrivata nel momento in cui dicevamo che la cultura non è solo il petrolio. Poi dopo Salutiamo Valeria. salutiamo Valeria. Scusami, stavi No, dicendo. dicevo che appunto si ha della cultura a volte un'idea evanescente, immateriale, come se fosse semplicemente tutto quello che noi conosciamo, un po' alla Diogene che portava tutto con sé dentro la sua testa. In realtà la cultura è molto materiale. Quando ho descritto quali erano i settori che mi riguardavano, beh, in questi settori voi vedete i libri, vedete il cinema, vedete la musica, vedete i cantanti e complessivamente stimiamo che questo settore valga oltre il 2% del prodotto interno lordo, sono 35-40 miliardi di euro. È un settore che raggruppa qualche cosa come 700-800 mila addetti direttamente e poi ci sono anche quelli indiretti perché, che ne so, tutta l'attività che si porta presso fare un film non è semplicemente attori, cineoperatori, tecnici del suono, quant'altro, ma ci sono credo, i catering che devono portare da mangiare a quelli che stanno lavorando. È veramente molto materiale ed è quindi qualcosa di relativamente importante. Praticamente gli occupati del mondo della cultura sono quasi il 3% di tutti quanti gli occupati. Quindi è un settore con tutti i suoi, diciamo, requisiti, del pari di settori più conosciuti, tipo il tessile, l'alimentare, la macchina. Ecco, la cultura dà lavoro, fa lavoro, oltre che a far crescere il paese, poi di questo ne parliamo. Sì, l'altro giorno ho chiesto alla mia associazione di categoria, l'AIE, quanti sono gli occupati nella filiera del libro, tenendo presente che è editoria, libreria, biblioteche e servizi connessi, e mi hanno detto che arrivano probabilmente a 150.000, quindi questo conferma che Esattamente. c'è un numero rilevante di persone. Quindi, se la cultura è attività, questo dice che c'è la necessità di rinnovarla ogni giorno. Non basta dire abbiamo il Colosseo. Io ricordo sempre che una volta discutendo il libro della Dubini e andando in giro in Puglia, in un paese vicino Bari, dicevo è strano perché se uno prende le classifiche dei consumi culturali in Europa, poi ci torneremo, in Italia sono bassi perfino quelli ai musei, cioè, scusa, ai monumenti. Noi abbiamo, diciamo, se ci vantiamo di avere il 90% del patrimonio artistico dell'umanità, il 50%, dopodiché siamo i più bassi in Europa. E questo imprenditore, non mi ricordo quale paese, diceva, vabbè, dottor Laterza, ce l'abbiamo nell'aria che respiriamo. Dico sì, sarà pure così. Entriamo nel merito dell'organizzazione. Tu mi dicevi l'altro giorno, nella chiacchierata che abbiamo fatto in preparazione, mi dicevi un aspetto molto importante è anche la diversificazione dell'organizzazione delle imprese culturali, che ne fa la forza ma anche la fragilità. Vuoi spiegare un po' meglio quest'idea che mi sembra importante? Sì, il sistema della cultura in Italia, ma diciamo in tutto quanto il mondo, non è fatto soltanto da grandi imprese che uno può immaginare, che se io dell'editoria, Feltrinelli, Mondadori, sono imprese di dimensioni grosse, anche la Terza ovviamente, insomma, Più sono molto più piccola, molto più piccola. però ci sono anche grosse imprese strutturate, ma l'attività è fatta anche di una miriade di lavori, di persone, di professioni che sono connesse in maniera diciamo intrinseca con il sistema della cultura, che vivono di questo sistema e che però non hanno una patrimonializzazione elevata dietro le spalle che li possa difendere. Pensiamo a tutto il mondo degli attori, dei cantanti. Faccio un esempio perché voglio citare, c'è su YouTube adesso un piccolo video molto simpatico fatto da Stefano Fresi, che è un attore musicista, il quale dice, parla a nome dei
quelli che non contano, detto in romanaccio, perché sono persone che non vengono prese in considerazione quando si fanno provvedimenti di sostegno al reddito o di difesa, mentre invece sono importantissimi nel campo della cultura. Pensiamo a costumisti, redattori, elettricisti, guide archeologiche. Pensiamo che il turismo in questo momento non esiste praticamente perché è vietato di fatto da tutte queste procedure, e pensiamo a quante persone vivono per spiegare quella che è l'archeologia italiana, i musei, attraverso attività di guida, attraverso attività di organizzazione di eventi. Ecco, tutte queste persone spesso sono delle partite IVA o sono persone iscritte all'INPS soltanto in maniera parziale e si trovano oggi come oggi senza un reddito, senza un'attività. Il problema, il rischio che noi abbiamo è che questa rete, che è fondamentale, perché io l'ho chiamata poi il sottobosco, un bosco non si tiene se non c'è il sottobosco sotto, i grandi alberi crollerebbero se sotto uno si mette a levare tutta quella che è la parte bassa. Ebbene, se questo mondo scompare, e a qualche misura quando nel 2021 speriamo di tornare in una situazione un po' più normale, si riprendono le attività, alcuni di questi non saranno disponibili perché non ce l'hanno fatta, hanno dovuto convertirsi a qualche altra cosa oppure peggio ancora, e quindi finiremo per avere una decapitazione della nostra capacità. Quindi questo mondo va difeso. Il governo ha fatto parecchio, io non sono uno che critica quello che ha fatto questo governo, perché si è mosso abbastanza rapidamente e ha cercato di portare avanti dei risultati. Devo dire che dobbiamo riconoscere tutti quanti, per esempio, che quel provvedimento che si chiama reddito di cittadinanza, che era stato anche demonizzato da molti economisti, lo dico con tutta sincerità, perché l'idea di dare del sostegno senza nessuna giustificazione a delle persone che non lavorano, senza nessuna verifica preliminare, ci lasciamo un po' perplessi. Ecco, meno male che quel provvedimento c'è, perché quel provvedimento ha garantito il reddito a una quantità di persone che si sarebbe trovata veramente in una situazione di estrema povertà. Però quello che dobbiamo fare è cercare di garantire un reddito dignitoso anche alle persone come quelle che ho citato, che hanno perso la loro attività, in modo che loro possano continuare l'anno prossimo a ripresentarsi sul mercato e non a scomparire completamente. No, questo è assolutamente fondamentale. Vorrei fare una pausa di un minuto per esporre alcuni dati che tu conosci molto bene, non in maniera completa, ma io quando mi capita di parlare di questi temi ho varie tabelle, tra queste due mi sembrano partire salute. Mi sembrano particolarmente interessanti. Una è una tabella di Eurobarometro sui consumi culturali in Europa. C'è una classifica tra tutti i paesi europei in ordine alla diciamo frequenza dei consumi culturali. I consumi culturali sono trasmissioni culturali della TV, lettura di libri, cinema, monumenti, musei, concerti, biblioteche, perché distinguono tra l'acquisto del libro e la biblioteca, teatro, balletto, danza e opera, ok? Allora, su tutte queste l'Italia è sotto la media europea, su tutte queste, con qualche differenza ovviamente tra la frequenza a queste varie cose, ma con anche una fortissima correlazione. Cioè, la cosa molto interessante, che non è così ovvia, è che le persone che vanno molto al cinema vanno anche molto al teatro. Le persone che vanno molto al teatro vanno anche di più in biblioteca, leggono libri, cioè c'è una correlazione molto forte. Se uno guarda la classifica vede che tendenzialmente i paesi dove tutti questi consumi sono molto alti sono Svezia, Danimarca, poi Francia, Olanda, poi viene ancora la Germania, poi c'è la media europea e poi c'è sotto una serie di paesi tra cui l'Italia. L'Italia non è proprio gli ultimi, diciamo, gli ultimi sono il Portogallo, la Romania, la Polonia, ma diciamo è in posizione sotto la linea. Questa è la prima tabella. Fermami se vuoi commentare su qualcosa.
La seconda tabella, entriamo più nel discorso immediato e quindi riprendiamo, è quella che invece collega la lettura, e quindi questa è solo la lettura, ma per quello che ho detto prima, secondo me c'è la stessa tabella anche per il cinema e il teatro, ad alcuni indicatori economici. Allora, i primi sono indicatori di investimento, l'investimento in istruzione, l'investimento in ricerca, cioè scuola, università e ricerca, e questi sono ovviamente correlati, cioè i paesi europei in cui si investe di più in istruzione e ricerca hanno tassi di lettura di libri più elevati e viceversa. L'Italia anche qui è sotto la media. Per essere più precisi, in questa classifica la media europea per lettura di libri, cioè il numero di lettori di libri, è il 68%, cioè in media in Europa, dell'Europa 27 leggono il 68, i libri il 68% della popolazione. L'Italia è al 56%, la Svezia al 90%, la Danimarca all'82%, Regno Unito all'80, Germania al 79, questi sono i dati. Oh, naturalmente, attenzione, lo dico non per pignoleria, voi sentirete dire molto spesso che in Italia leggono libri meno della metà della popolazione. Questo perché l'Istat fa normalmente la domanda quanti libri ha letto al netto di quelli di studio e di professione per motivi a me incomprensibili. Poi, come se non fossero libri. Come se un buon manuale di giardinaggio non fosse un libro oppure per l'avvocato oppure di studio scolastico. Quando non fa questa eccezione, l'Italia sta al 60%, che è sempre più basso appunto della Svezia e fa 90%, ma ci dice che quantomeno un libro in mano lo prende più di un italiano su due. La cosa interessante di questa tabella, e poi ritorno a te, è che questa tabella correla l'indice di lettura a alcuni indici economici che sono la crescita degli ultimi 10 anni, il tasso di disoccupazione, i NEET, che come sappiamo, ma spieghiamo, vuol dire Not in Education, Employment and Training, quindi i giovani tra i credo sia 19 e 29 che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro, e il reddito. Allora, la cosa impressionante è che tutta la correlazione è positiva tra tassi di lettura e indici economici. No? Dunque, Nunzia Penelope, che ci ha raggiunto e che salutiamo, comune amica, dice che lei ha una grande biblioteca di giardinaggio. Questo mi sembra, Nunzia, mi sembra una cosa meravigliosa. D'altra parte, in queste epoche, chi ha la fortuna di avere un terrazzino o un giardino si dedichi. Fortunato, è fortunato. È molto fortunato. Quindi c'è una correlazione fortissima tra lettura e indici economici. Naturalmente, come sappiamo, e come tu mi hai detto l'altro giorno, la correlazione, anzi, ci Sì, spieghi la tu la correlazione correlazione. non dice da che parte è la causa e qual è l'effetto, dice semplicemente che due fenomeni vanno insieme. Allora, come economista ti risponderei che se il paese cresce e la gente ha più benessere, sicuramente legge anche di più. Ma ti posso ancora dire, ovviamente, che se il paese investisse nelle scuole e investisse nell'istruzione, evidentemente si leggerebbe di più, ma il paese crescerebbe anche di più, perché sicuramente avremmo persone più preparate che sono più capaci di creare nuove attività e quindi di creare nuovi posti di lavoro e nuova economia. Quindi le due cose vanno veramente insieme. Questo è un caso tipico di una correlazione nella quale è difficile e anche non necessario andare a cercare qual è la causa e qual è l'effetto. Se operiamo sui due fronti, cioè sostenere l'economia perché cresca, sostenere l'istruzione e la conoscenza, siamo sicuri che andiamo nella buona direzione. Ecco, c'è una domanda su questo da parte di una persona che tra l'altro segue molto i nostri Casa La Terza, che ha come nickname Shell 2020, e dice: è molto interessante, ma come invertire questo trend in Italia con azioni? E io ti chiedo, Enzo, e lo dico da persona che lavora nell'editoria, il problema ovviamente non è solo di una classe dirigente che non ha valorizzato abbastanza la cultura, ma forse anche il mondo della cultura che si deve rinnovare un po'. Come invertire questo trend? Sicuramente noi dobbiamo innanzitutto investire nella scuola e nell'istruzione. Questa è la base della crescita della cultura, ma anche della crescita economica di ogni paese, perché è dalla scuola che si comincia ad avere quelle conoscenze che poi ci consentono di affrontare i problemi della vita in una maniera positiva. Se invece noi abbiamo persone
che considerano la vita esclusivamente dipendente dall'aiuto che possono ricevere dagli altri, non dalle cose che hanno imparato loro stessi, e ci aspettano che siano i parenti, che sia la famiglia, che sia gli amici, che sia lo Stato, che sia la regione che gli trovi la soluzione dei suoi problemi, noi avremo sempre un paese che non cresce. È un paese peraltro che finisce alla fine di indebitarsi e di non poter andare avanti. Dobbiamo stimolare quelle che sono le capacità individuali delle persone di trovare le soluzioni, ed è quello che hanno fatto paesi come nel nord dell'Europa, dove hanno investito molto nella scuola e dell'istruzione, dove continuano a investire anche nella produzione di eventi culturali. Questa è un'altra attività che... Ti fermo un attimo, Enzo, riprendiamo subito. Voglio dire una cosa importante che ci dice Fabio Del Giudice. Fabio Del Giudice è responsabile da molti anni dell'Associazione Editori a Roma e organizzatore di quella bellissima manifestazione che è Più Libri, Più Libri, che in epoca di crisi ha attratto migliaia di persone alla Nuvola di Fuxas. È stata una cosa bellissima. E ci scrive Fabio Del Giudice, che saluto, che l'Associazione Editori, in uno studio del 2004 che ha fatto con l'Università di Trento, di cui tra l'altro tu sei stato presidente, e l'Università di Bologna, dimostrava che la maggior lettura stimolava il PIL, appunto, questo sicuramente. Tornando a quello che tu dicevi, scuola, ti chiedo, l'altro giorno ho parlato con una persona che conosci anche tu molto bene, che è Andrea Gavosto, il direttore della Fondazione Agnelli, che ha studiato la scuola. In un testo che mi ha mandato, che è uscito in un libro del Mulino, si dice sì, però il problema è anche che la scuola si deve adeguare a un mondo che è cambiato. Per esempio, l'investimento della scuola, oltre che strutture, attrezzature, lavagne luminose, dovrebbe essere formazione degli insegnanti a una didattica nuova. In questi giorni, con la didattica a distanza, stiamo vedendo che non basta mettere un computer, o no? Assolutamente. Conosco lo studio di Gavosto, conosco la persona anche che apprezzo, e lui nella sua analisi fa, credo, una considerazione molto interessante. L'Italia ha un sistema scolastico che è estremamente diversificato territorialmente, purtroppo lo sappiamo, al centro-nord le istituzioni scolastiche sono migliori che al centro-sud, e abbiamo punte di eccellenza. Questo mi porta a una conclusione. Il nostro sistema scolastico non è sbagliato di per sé, perché se consente di avere un numero anche abbastanza rilevante di punti di eccellenza, vuol dire che con questo sistema si può andare avanti. Dico questo perché la maggior parte delle persone che parla della scuola, 9 volte su 10, arrivano e dicono bisogna riformare la scuola. E si comincia questa che io chiamo la malattia della riformite, cioè riforma perché dice non funziona. Il risultato di una riforma significa che si sconvolgono quelle che sono abitudini esistenti, e si genera una reazione spesso negativa da parte di coloro che la devono subire, i quali troveranno mille cavilli per dire che il nuovo sistema non funziona, fino a che arriva un altro politico, purtroppo lui cambiamo governo una volta all'anno, quindi ne arriva sicuramente un altro, il quale dice la riforma che è stata fatta è fatta male, ne faccio un'altra, e si va avanti e si destabilizza un sistema. Allora, il fatto che con questo sistema invece ci siano punti di eccellenza vuol dire che si può fare una buona scuola anche con questo sistema. Poi non sono contro le riforme positive, se c'è da fare una riforma su qualche aspetto lo facciamo, ma prima di fare una riforma io suggerirei di prendere i buoni esempi e cercare di applicarli anche lì dove non funziona, magari anche pagando quei presidi, quei professori che sono stati così bravi da istituire delle buone scuole in certe parti del territorio, perché vadano in altre parti del territorio, magari con una retribuzione più elevata perché devono affrontare delle difficoltà, per cercare di portare la buona scuola anche altrove. Perché, come hai detto anche tu, la scuola è fatta dagli insegnanti essenzialmente, e gli insegnanti devono essere preparati e quindi formati alle nuove tecnologie, ma anche a nuovo modo di pensare, e quindi bisogna investire degli insegnanti in maniera massiccia. Purtroppo questo non l'abbiamo fatto, perché per lungo tempo abbiamo ridotto i ranghi degli insegnanti, poi quando ci siamo trovati che ce ne mancavano abbiamo immesso tutti coloro che in maniera precaria
stata, avevano sostituito gli insegnanti mancanti durante il periodo senza dar loro alcuna formazione e ci siamo ritrovati con una classe di insegnanti che secondo me resta valida, però bisogna investire su di loro, dare a loro una buona formazione perché la scuola migliori. Dopodiché, se c'è da fare qualche riforma, si faccia pure. Credo che Tullio De Mauro sarebbe stato molto d'accordo con le cose che hai detto. Tra l'altro ci dicono sia Valeria Termini che sia Paola Dubini sono d'accordo. Nanà Cecchi dice la lettura apre la mente, quindi anche a scuola. Però vorrei tenere un punto su questo importante. Quello che hai detto è ci sono tanti insegnanti che fanno un straordinario lavoro, bisognerebbe prendere spunto da loro. Noi abbiamo, come sai, un'associazione che si chiama Forum del Libro, che opera in Italia dopo i presidi del libro in Puglia, con l'idea di diffondere le buone pratiche di lettura come le buone pratiche di insegnamento nella scuola. Questo si fa poco, appunto, come hai detto tu, c'è la riformite, cioè l'idea che io faccio uno schema dall'alto. E si fa poco per due motivi. Uno, appunto, che non c'è la cultura, l'abitudine ad ascoltare anche ciò che viene da piccole realtà, perché magari in una piccola scuola, di una piccola città, c'è un bravissimo insegnante, come hai detto tu, che fa una grande innovazione. E poi per una cosa che diceva proprio Tullio De Mauro, su cui volevi sentire il tuo parere, perché ti riguarda direttamente. Tullio De Mauro, in una bella conversazione che si trova anche su internet con Monica Mondo per TV Sa 2000, c'è un programma che si chiama Soul, a un certo punto dice la scuola italiana non è affatto il male, particolarmente un modello la scuola elementare, la scuola media inferiore, poi certo diventa meno inclusiva, meno capace di ridurre il gap sociale nella scuola secondaria superiore. E lei gli dice, ma non avete pensato a delle riforme? E dice, sì, fa Tullio, ma non ci si riesce. E lei dice, perché? E dice, perché sa, per riformare la scuola bisogna avere una visione del paese. Sì, Tullio De Mauro ci manca. Se tu sei una classe dirigente che ha la visione alle prossime elezioni, Tullio dice, perfino a 5 anni non ce la fai. Perché la scuola ha un impatto che ha medio-lungo, fortissimo impatto, ma ce l'ha medio. C'è questo tema, secondo te, esiste questo problema di visione? Ma esiste senz'altro e onestamente, detto in questi termini, non vorrei che poi ci demoralizzassimo e pensassimo che non si riesce a fare niente. È verissimo, bisogna avere un'idea di quella che è la società nella quale si opera. E in questa maniera si riesce ad avere una scuola che sia in qualche maniera coerente con questa visione e con questo che sono degli obiettivi che ci dobbiamo porre. Mentre invece abbiamo sicuramente politiche di brevissimo termine, questo soprattutto nel nostro paese, perché altri paesi operazioni di questo genere l'hanno fatta. Io mi ricordo la Francia, che conosco un pochettino meglio, a un certo punto si è resa conto di avere professori che stavano centrati in materie che non erano più granché utili e soprattutto erano sbilanciati in alcune materie rispetto ad altre, avevano pochi professori scientifici e più professori classici e hanno cominciato con un lavoro di oltre 10 anni a convertire quelli che erano i professori dandogli dei grant, delle sovvenzioni e dei tempi di studio per portarsi verso nuove materie o nuove attività. In tale maniera hanno messo una decina d'anni, ma hanno in parte riconvertito la scuola. Ecco, da noi queste cose non si fanno, anche perché noi abbiamo veramente dei governi con brevissima visione, non per colpa loro. Magari hanno tutti la visione lunga, ma se cambia un governo all'anno, sono visioni lunghe che durano 12 mesi. Marinella Pomarici, che è una attivissima promotrice della lettura a Napoli, lavora anche presso il Teatro Bellini, è un'associazione a voce alta che fa un'attività per Agorà la Terza, dice nelle buone pratiche della didattica a distanza oggi per certi versi si può realizzare la classe capovolta di De Mauro, però bisogna usare queste tecnologie in maniera innovativa. E questo ci porta a un punto importante. Tu prima parlavi della necessità di un sostegno, un intervento pubblico in questo momento di crisi per la cultura. Allora, la questione è come può questo intervento pubblico essere non solo un tampone necessario, una protezione di quelle figure fragili di cui parlavi,
ma anche, io credo, uno stimolo all'innovazione necessaria. Cioè, è vero che il mondo della cultura oggi deve in parte riconvertirsi sul web, trovare forme nuove. Sì, sicuramente queste tecnologie sono tecnologie che continueranno a essere pervasive nel nostro mondo e quindi sono tecnologie che dovranno essere usate soprattutto nel mondo della cultura. E per fare questo sono necessari investimenti e sperimentazioni. E quindi sarebbe opportuno, e questo anche come associazioni l'abbiamo chiesto, che venga istituito una sorta di fondo per la cultura presso il Ministero, il MIBAC, che già sta facendo parecchio. Il ministro Franceschini è una persona avvertita su questo tema e quindi lo sta portando avanti, però ci vorrebbe veramente un fondo il quale favorisca investimenti in nuove tecnologie e nuove modalità d'uso. Una sorta di venture capital, cioè che sono questi capitali d'avventura, come si dice nella parola, che vanno a investire in varie tecnologie, sapendo che di 10 sperimentazioni che si fanno, probabilmente una sola sopravviverà. Però non sappiamo quale, quindi bisogna investire su tutte e 10, aspettando che ci sia quella che effettivamente riesce a risultare, e le altre falliscono. Ebbene, per fare questo ci vogliono dei capitali, perché bisogna investire dei capitali pazienti, perché devono rimanere 5, 6, 7, 8 anni prima di ottenere dei risultati, dei capitali che rischiano, quindi possono anche perdersi, che però poi quando riescono a disseminare molte iniziative, alla fine hanno una certezza, una probabilità molto elevata che questo si trasformi in qualche cosa che ha un risultato. Ecco, io credo che ci sia bisogno di un'operazione di questo genere nel mondo della cultura. Noi dobbiamo sperimentare mille maniere per utilizzare queste nuove tecnologie, sapendo che affronteremo tante strade cieche, tanti vicoli ciechi, ma probabilmente troveremo anche un inizio di un'imboccatura su un'autostrada, e a questo punto, se riusciamo a prenderla, sicuramente ci portiamo appresso tutto il mondo della cultura, perché queste tecnologie conviveranno con noi, e questa pandemia comunque ci ha avvicinato in maniera forte alle nuove tecnologie, quindi dobbiamo sfruttarle. Tu hai toccato un punto che è trasversale a tutto il nostro discorso, che è il rapporto tra pubblico e privato, no? Tu hai lavorato a lungo nel mondo del privato, ma anche nel pubblico, e comunque da, come dire, esponente anche di imprese importanti, non hai mai avuto nei confronti del pubblico una diffidenza a priori. Nel caso di cui parliamo, questo tema ha una declinazione fondamentale. Quello che tu hai detto sullo Stato che deve favorire la sperimentazione, per esempio, è una cosa che dice un economista che noi abbiamo pubblicato, che si chiama Mariana Mazzucato, in un libro che si chiama Lo Stato Innovatore, poi in realtà si può chiamare Lo Stato Imprenditore. Cioè, cosa dice la Mazzucato? Dice che il privato fa un compito straordinario. Steve Jobs ha fatto all'Apple un lavoro straordinario di innovazione, ma non avrebbe potuto farlo così come l'ha fatto se prima lo Stato non avesse appunto investito in sperimentazione. In quel caso anche attraverso l'investimento militare o quello aerospaziale, no? Il GPS, la localizzazione e così via. In cultura questo secondo me è fondamentale perché alla fine, diciamo, se io dovessi dire tra investire una somma per proteggere una certa attività o investire la stessa somma, una quota a parte, per creare le condizioni per cui quell'attività possa sperimentare, cioè un teatro privato, una casa editrice possa avere accesso, diciamo, alla sperimentazione. Io credo questo, come dire, sulla sperimentazione pubblica è fondamentale, però è poco, in Italia c'è poco, c'è nell'università, nel mondo della ricerca pubblica, ma anche lì mi pare con pochi canali di comunicazione col privato, non ancora abbastanza, o no? Ma sicuramente stiamo vivendo una fase del pendolo che torna verso il ruolo dello Stato nell'economia. Noi abbiamo vissuto la fase del pendolo opposto, quello per cui lo Stato doveva ritirarsi dal sistema economico e lasciare tutto quanto al mercato. Quella fase ha avuto anche dei meriti, io non sono negativo. La globalizzazione è nata su un principio di liberismo dei commerci.
si è apportato dei problemi, ha portato anche degli enormi vantaggi. Milioni di persone sono arrivate a dei livelli di reddito che mai si sarebbero sognati prima, e questo è un fatto estremamente positivo, non possiamo negarlo. Ha portato anche degli inconvenienti che adesso stiamo vedendo. Oggi con questa crisi è evidente che i paesi tendono a chiudersi e cercano protezione, e la protezione principale viene dallo Stato, e quindi ritorna allo Stato in maniera rilevante. Noi dobbiamo fare in modo, secondo me, e su questo anche la Mazzuccato credo che sia in parte d'accordo, non dobbiamo fare in modo che lo Stato torni a essere quello che era stato 50 anni fa, la storia non si ripete, dobbiamo rivalorizzare quella che è l'intervento dello Stato come elemento complementare al mercato, o se volete il mercato complementare allo Stato. Faccio l'esempio che poi mi viene da quel libro che tu hai citato, Paghiamo troppe tasse, falso. In quel libro io cercavo di mettere in evidenza anche e soprattutto che noi non dobbiamo lamentarci delle tasse che paghiamo, noi dobbiamo lamentarci della qualità dei servizi che riceviamo, perché non è un problema che paghiamo troppe tasse, è che a volte i servizi che riceviamo hanno una qualità bassa, e io non ho mai visto la gente in strada protestare perché vuole una migliore sanità, una migliore scuola, dei migliori trasporti. Ho visto la gente in strada manifestare in questi ultimi tempi perché non volevano pagare le tasse, ma non pagare le tasse alla fine significa avere servizi ancora peggiori di quelli che già ci abbiamo adesso, mentre invece i servizi collettivi sono fondamentali. Si vive bene in un paese che ha buoni servizi collettivi, non si vive bene in un paese dove si pagano poche tasse, e ognuno di noi vuole vivere bene dove trova una buona sanità, dei buoni trasporti, dove si esce per strada non viene assalito da un delinquente. Questo è quello che noi chiediamo, e questo è quello che dobbiamo avere. Allora, il pendolo sta tornando verso lo Stato. Io mi auguro che questo pendolo riporti lo Stato innanzitutto come produttore di servizi collettivi o regolatore di servizi collettivi utili per tutti quanti. Sulla sanità credo che ormai sia diventato un mantra capito, che la sanità non può essere lasciata alle logiche del mercato, deve vivere con un sistema sovrabbondante, cioè un sistema che in altri tempi hanno chiamato degli sprechi. Avere dei letti in ospedale non utilizzati qualche anno fa era considerato uno spreco, oggi capiamo che invece è una salvaguardia, perché se arriva un fatto di emergenza hai la possibilità di dare le cure a tutti quanti. Questo deve fare un sistema pubblico. Poi poi evidentemente non deve tanto entrare dentro le imprese per guidare le imprese, ma deve mettere delle regole importanti, e deve indicare degli obiettivi. Se noi vogliamo un paese più ecocompatibile, allora deve effettivamente cominciare a muovere le tasse in funzione di questi obiettivi, deve mettere dei vincoli nelle nostre abitazioni, nella maniera dei nostri trasporti, in maniera tale che noi ci indirizziamo piano piano con i nostri mezzi e con l'economia di mercato verso questi obiettivi, che sono obiettivi di carattere generale. Sono totalmente d'accordo, e credo che questo, quello che tu hai detto, è cultura. Cioè, tu dici si vive bene in un paese in cui ci sono buoni servizi, no? Buone scuole, buoni trasporti, buoni ospedali. Questa sembra un'ovvietà, Enzo. Sembra un'ovvietà. Chi può non essere d'accordo? Eppure non è così. Non è così. Non è così. Le scelte che abbiamo fatto insieme, io in questo sono d'accordo con te, non si può dare la colpa a qualcuno. Abbiamo fatto insieme delle scelte che a volte contraddicevano quello che tu dicevi. Perché questo non è senso comune? Beh, qui ci aiuta una cosa che scrive Mauro Marè, che anche saluto, che diceva prima più istruzione vuol dire maggior capitale umano e più alto livello di trust. Il trust è di nuovo la fiducia. La fiducia non solo nello Stato. Voglio dire, quello che sta succedendo oggi sulla questione delle mascherine, se ci pensi, uno sa che quando cammina fuori, se sta a 2 metri di distanza, può anche non averla la mascherina, ma la deve tenere, perché appena entra in un ambiente chiuso. Allora, questo, come la raccomandazione sui congiunti, lo puoi far valere per sanzione sulla base di sfiducia, oppure per senso di responsabilità, dicendo vabbè, 1 su 1000 ci sarà che si comporta male, ma gli altri 999 mi fido di loro. Ma assolutamente, guarda, io sono esterefatto
dalla richiesta di precisione che sta avvenendo, tutti quanti che vogliono sapere, ma il mio amico è un congiunto o non è un congiunto, la casa, la seconda casa, posso andare o non posso andare, ci vuole buon senso, non dobbiamo chiedere precisione, perché la precisione è la gabbia, significa che siamo totalmente eterodiretti e non sarà mai così precisa da darci le indicazioni. Oggi sui giornali troviamo che il grosso problema è chi controlla le distanze delle persone dentro gli autobus. Allora, le personale degli autobus hanno detto non saremo noi non lo potremo fare. E allora chi fa? E allora come fai a mettere una regola se non c'è chi controlla? Noi dobbiamo sempre pensare che se facciamo una regola ci vuole un controllore. Ma dobbiamo anche pensare che alcune regole, se sono nel nostro interesse e se c'è un minimo di cultura, e c'è questo minimo di cultura, certo, la gente le deve applicare per conto suo. E quindi se si dice che su un autobus più di 20 persone non possono entrare, ci si conta e ci si sta in 20 su quell'autobus, certo, se la persona si aspetta l'autobus successivo, non è che si butta dentro. Poi ci sarà il prepotente, e cerchiamo, ma quello è sempre corrente, ma non possiamo. Ma quello, Enzo, c'è perfino negli stati di polizia, perfino negli stati in cui c'è l'esercito in strada, c'è il delinquente che contravviene. Cioè, non è che è un'illusione, quello ci... no. Ma infatti, secondo me, questo è un tema veramente decisivo. Cioè, io credo che nelle società più evolute, io ricordo sempre quando da ragazzo andai una volta a un concerto nell'arena a Londra, come si chiama, Royal Albert Hall. E a un certo punto, all'epoca, fumavo distrattamente, tirai fuori una sigaretta. Beh, si girarono 100 occhi a guardare. Non mi dissero niente, non mi dissero nulla. Ma quello è molto più forte che qualunque sanzione. Assolutamente. A Trento, dove noi, tra l'altro mi fa piacere dirlo, insieme facciamo il Festival dell'Economia, qualche giorno fa abbiamo fatto una bella chiacchierata con Tito Boeri. Abbiamo avviato insieme, lo dico perché... quando abbiamo pensato al festival è stato perché Enzo era appunto presidente a Trento, al festival dell'Università di Trento. Io ho detto a Enzo, facciamo qualcosa, un festival, ero tornato da quello di Modena. Enzo disse, andiamo a trovare Lorenzo Dell'Ai e proponiamolo. Ecco, Trento, che ha un capitale sociale formidabile, dove la gente fa la fila seriamente, si mette in fila, non è che lo fa perché c'è la polizia, o sbaglio? Ma guarda, io c'ho un amico di mio figlio che quando ero a Trento mi disse, ah ma tu sei a Trento, dice, che strana gente, tu pensa che a Trento i motorini fanno la fila al semaforo e non si intrufolano per andare, e io ho detto, beh, è normale, è così, effettivamente bisogna, e lì è un problema di cultura, bisogna che il paese cresca in una cultura di autoresponsabilità. Ci potremmo togliere tanti di quei divieti, tante di quelle osservazioni, poi evidentemente ci sarà chi ne approfitta e faremo come hanno fatto da te, lo guarderemo male e alla fine desisterà anche lui. E poi, come tu sai meglio di me, la fiducia è una speciale proprietà transitiva, cioè se io faccio affari con qualcuno, se io vado lì con la pistola, quello si mette il coltello in bocca. Se io invece vado a fare affari con quello, dicendo io ho fiducia di te. Quindi una stretta di mio, ricordo che una volta andai in un club associato del mio, io sono iscritto qui a Roma al Circolo Canottieri Aniene, e c'ha dei reciprocal member. Andai in questo prestigioso club che si chiama Ateneum e avevo appuntamento con Eric Hobsbawm, il grande storico marxista, che nonostante fosse marxista era iscritto al più conservatore aristocratico. Andiamo in questa bellissima sala a prenderci il tè e io, quando cominciamo a discutere sul libro da fare, poi facciamo un libro intervista sul nuovo secolo, tiro fuori la penna col blocco degli appunti. Arriva il maggiordomo e dice, sorry sir, no paper. E io non capivo. E Hobson mi spiegò che per antica abitudine da gentleman non si scrive, ci si dà la mano. No, la fiducia fa sì che tu non prendi, non fai un contratto, no? Assolutamente. Tu sai, per ritornare all'economia, i sistemi economici si basano tutti sulla fiducia. E la crescita economica di un paese è fatta dalla fiducia, perché se si fanno dei contratti e
tutta l'attività economica è fatta di contratti, quindi di reciproci rapporti. Se io ho fiducia che vengono rispettati, il costo di questo contratto è bassissimo, perché diventa automatico che avviene. Non guardo più le cose, non mi metto più a fare indagini, non mi metto a mettermi in delle salvaguardie, e tutto questo qui costa di meno e funziona. In un paese dove non c'è fiducia, evidentemente mi devo guardare le spalle, e succede quello che sta succedendo. Ed è una qualcosa che sta succedendo in questi giorni. Non so se hai seguito tutti i problemi di dare liquidità alle imprese. E si dà di liquidità alle imprese, però siccome questi diventano dei crediti da parte delle banche, le banche si vogliono tutelare di fronte al fatto che magari possono essere accusate di aver dato del credito a un'impresa che magari fallisce. E si sa che se tu dai il credito a un'impresa che era in situazione fallimentare, in una qualche maniera hai favorito una bancarotta fraudolenta, e quindi sei accusato, e allora si chiede uno scudo penale. Ecco, in altri paesi tutto questo qui non avviene, per il banale motivo che se c'è un'emergenza e si dà liquidità, beh, questa liquidità la si dà sulla base di un automatismo, e si sa che possono esserci anche situazioni non corrette, ma queste qua ci si penserà dopo e non ci si pensa adesso. E la mancanza di fiducia è un costo gigantesco che alla fine tiene fermo un paese. Bene, Enzo, penso che abbiamo concluso. L'ultima cosa che ti chiedo è il consiglio di lettura. Come sempre con te, si dimostra che l'economia è anche una scienza umanistica. Perché abbiamo le scienze sociali, non è una scienza precisa. Esatto, e abbiamo cominciato parlando di cifre, tu ci hai detto qual è la percentuale della cultura di incidenza sul PIL. E abbiamo finito parlando di fiducia, di una cosa cioè che riguarda tutti e che di cui si occupano ovviamente anche dalla psicologia alla sociologia. Ci consigli un libro? Premetto che in questo periodo ho letto un sacco, perché il lockdown mi ha consentito di recuperare tutti quei libri che mi ero accumulato, che uno compra più libri di quelli che ne legge, quindi adesso questo mi fa molto piacere. Però ecco, però devo dirti che oggi ho letto più libri di quanti ne ho comprati, e quindi ho recuperato. Mi rendo conto che c'è un conflitto di interesse, perché parliamo con la Casa La Terza, sono membro del consiglio di amministrazione, però io voglio segnalare il libro che La Terza ha pubblicato, di John Foote, L'Italia e le sue storie, perché è un libro di grandissimo interesse. Vedere la storia italiana dal 1945 al 2019, premesso che per me significa anche vedere la mia storia, perché sono nato nel 41 e quindi me la sono rivista tutta indietro, ma una storia scritta da uno straniero, quindi da un inglese che in qualche maniera ha una visione, diciamo, distaccata da quelli che sono gli eventi che sono avvenuti, è veramente leggersi un filmato interessantissimo di tutto quello che è avvenuto, e scritto in maniera molto piana, senza grandi approfondimenti, ma che ci consente di vedere tutto il film dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. È un libro veramente che consiglio a tutti. Beh, ti ringrazio doppiamente. John Foote è veramente uno degli storici della nuova generazione inglese, più bravi, intelligenti, e anche ha un approccio diverso. Bene, grazie Enzo, ti ringrazio moltissimo. Io do a tutti appuntamento per gli incontri di Casa La Terza, a partire che riprendono da lunedì. Buon primo maggio, ha scritto qualcuno, naturalmente. Credo che Enzo Cipolletta lo possa augurare ancora di più. Ci vediamo, come ho detto, con Paolo Dubini il 6. Noi manderemo a tutti poi il programma dei prossimi incontri, continueremo a ragionare su quello che sta succedendo, per farne anche un'occasione per migliorare, non soltanto per curarci le ferite che saranno profonde, ma anche per cercare di migliorare da tanti punti di vista. Grazie mille Enzo, grazie a tutti quanti. Ciao. Arrivederci. Ciao.